Professor Antonio Pirodda, ordinario di otorinolaringoiatria dell'Università di Bologna. Professor Pirodda, lei ha appena moderato una tavola rotonda multidisciplinare sul tema delle prospettive terapeutiche dell'orecchio interno. Vuole descriverci di cosa si tratta? Ecco, soprattutto diciamo siamo partiti dalla considerazione che l'orecchio interno risente di movimenti emodinamici e quindi di alterazione di altri organi. Abbiamo fatto un parallelo fra il rene e l'orecchio interno, che sono due organi molto simili per architettura e per attività funzionale e anche per necessità energetiche, e abbiamo fatto anche alcune considerazioni riguardo a come variazioni della pressione sanguigna, della vasocostrizione possano interferire con un tranquillo metabolismo dell'orecchio interno e quindi possano essere responsabili di danni. Alla luce di queste considerazioni vengono a mio avviso sfatate alcune vecchie consuetudini di carattere terapeutico che dovrebbero essere sostituite miratamente con l'adozione di presidi adatti a creare le migliori condizioni di perfusione dell'orecchio interno. Ecco, può fare qualche esempio in particolare? Ma per esempio io sono abbastanza contrario all'uso indiscriminato dei diuretici, che soprattutto in pazienti con pressione bassa o normale possono creare qualche problema ulteriore senza risolvere il problema dell'orecchio interno. Ecco, dal punto di vista dei pazienti, qual è l'incidenza di questo utilizzo secondo lei? Beh, diciamo che per esempio nella malattia di Meniere è forse il farmaco più utilizzato nel mondo, anche se non esiste un'evidenza. Circa il 60% degli otorini nel mondo utilizzano i diuretici per la malattia di Meniere. Non sembra che questa sia una cosa particolarmente giustificata. Quindi lei ritiene in qualche modo con questo input, insomma, di questa tavola rotonda di aver offerto una nuova prospettiva anche di comportamento ai Io suoi colleghi? Io mi auguro di avere in qualche modo contribuito a togliere certezze che sono un po' troppo consolidate e poco in realtà basate su fatti oggettivi. Grazie.